Vediamo se adesso ricercherà Boyer. Fienez, spirito per Boyer, l'attacco di Boyer, ci prova in allungo, De Falco si arrotola attorno al palo della rete, il muro era un po' staccato, 29 pari, nuova parità. Qui bravo il francese che contro il muro due schierato, che lo aspettava, che sapevano che il pallone andava lì, è riuscito molto bene a giocare forte, alto, nelle mani. Vediamo se adesso... Nuagu Tutià opterà per un float, salto float, che dici? O con il lancio molto basso, con lo spin normale. Secondo me batte forte, si lancerà il pallone basso, però vediamo, secondo me la batte forte. Nuagu Tutià, 29 pari, siamo nel quarto set di batte forte su Ungapet. Primo tempo, questa volta ciccato, preso con la punta delle dita da parte di Mengozzi, ci prova Boyer, attaccare forti, vola Rizzo a difendere. Baranovic, c'è il punto numero 30 perché c'è un'invasione, c'è un'infrazione da parte di Vivo. Apriamo. Di Mengozzi col gomito quando è venuto giù. Sì, sì, la rete si è mossa. C'è stato il tocco a rete. Eh sì, eccolo là. Si è visto nettamente grazie alla regia di Fabio Crisafi. Eh sì. 30-29, ancora un match point per la Calcedonia Verona. Rizzo, Maranovic su 3 metri, Abuba, il muro vincente, il muro che dà la partita, Asparuov, 31-29, una grande partita tra due squadre che hanno bisogno di punti, ma certo, tre punti pesanti, se li prende Verona, che trova la sua settima vittoria della stagione, sale a 21 punti, mentre Vibo rimane lì a 12, a 3 di distanza da...